Salve a tutti amici di Horror Sub, sono Enzo Calemma e presento oggi la nuova rubrica di Horror Sub, Leggende e Misteri. Siamo qui per un motivo, siamo venuti ad Aosta, siamo qui per parlare di una delle contesse che molti tempo fa, per la precisione nel XV secolo, ha dimorato tra queste mura e anche tra le mura del castello di Imola, della rocca di Imola. Lei si chiama Caterina Sforza. Perché Caterina Sforza è un personaggio così cupo, tanto cupo da chiamarci qui? Si dice infatti che la terribile Caterina Sforza abbia sacrificato molte persone all'interno di questa rocca e quella di Imola. Siamo qui infatti per scoprire i misteri che ci sono attorno a questa rocca, i misteri che sono stati scatenati dalla sua ira. Infatti si dice che all'interno di questo muro furono consumati molti delitti, tra i quali aristocratici e persone molto in vista del paese, che potevano risultare sconvenienti per Caterina Sforza. 28 febbraio 1509, Caterina Sforza muore. Da quel momento in poi inizia la leggenda. Prima di parlare della morte, della scomparsa di Caterina Sforza, vi voglio illustrare quella che era un po', diciamo, la sua vita. Se l'abbiamo vista in aspetti, diciamo, terribili, in aspetti sanguinolenti, cioè vi abbiamo parlato che amava sacrificare i suoi discendenti e soprattutto le persone che lavoravano per lei. Se da una parte ha questo aspetto tenebroso, da quell'altra ha un aspetto amorevole, un aspetto amorevole che vede soprattutto preso di mira la famiglia. La sua famiglia infatti veniva trattata molto bene. Caterina Sforza era anche una, diciamo, una che amava molto sperimentare, si occupava di alchimia e di caccia. Uno dei talenti che aveva questa donna, un talento che gli era stato tramandato non a caso dal genitore, dal padre. A quei tempi, come potete immaginare, la caccia era uno sport che era riservato al sesso maschile. Invece qui la vediamo che lei, anche in numerose sfide, si sanno di numerose sfide in cui lei, diciamo, vince. Lei conduce una vita che è un misto di sangue e un misto di amore. L'amore verso i suoi familiari, il sangue verso chi non è, diciamo, non appartiene alla sua famiglia. La grande signora della Romagna, così Caterina Sforza veniva chiamata. Il suo fantasma venne avvistato da molti locali, sia a Imola che ad Aosta, mentre si aggirava nei corridoi della rocca con una candela in mano. Si dice di Caterina Sforza che in una sola notte fece reggere il suo castello dal diavolo stesso in persona. Leggenda o realtà? Quello che ci è stato raccontato dal nostro collaboratore sono varie leggende, soprattutto una. Come abbiamo detto, il fantasma di Caterina Sforza è ancora vaga per i castelli, soprattutto questa rocca e quella di Imola. Su Caterina Sforza possiamo parlare anche di un altro fatto di sangue che è legato alla sua morte. Uno dei suoi modi preferiti per uccidere quelli che lavoravano per lei era quello di gettare nei pozzi persone apparentemente ignare di ciò che gli stava per accadere. Come veniva svolta la cosa? In pratica la presunta nobildonna prendeva persone, come abbiamo detto, che per lei non erano gradite, le faceva accompagnare verso pozzi che erano mascherati, quindi non si capiva che erano tali. Li faceva accompagnare in questi antichi sorgenti d'acqua e venivano gettati dentro a questi lunghi tunnel in cui al suo termine vi erano poste delle lame per rendere ancora più dolorosa e straziante la pena da loro subiti. Numerose sono le leggende su Caterina Sforza in queste mura e gruppi prima di noi sono venuti, hanno già fatto dei giri del castello e sono riusciti a trovare delle cose abbastanza strane. Oggi purtroppo non ci è stato dato il permesso di entrare a fare delle riprese. E forse il vero motivo è perché lì dentro qualcosa c'è veramente e loro lo sanno.